certamente Tyson Gay non spende nulla, non offre nulla per quanto riguarda solo la sua concentrazione nella gara. Beh, questo secondo me è un punto a suo favore. A me non dispiace affatto questo atteggiamento molto professionale. Sì, è il dire ci sono solo io, gli altri non ci sono. Penso solo a me stesso. Ma infatti si vede che è un ragazzo di grandissimo talento, ma anche costruito, sia per quello che riguarda la muscolatura, questi bicipiti così gonfi. Meno di altri, ovviamente qualcuno. Sia per quello che riguarda la tecnica di corsa, molto studiata nei minimi particolari. Primi tre alla semifinale. C'è il ripescaggio di un tempo. Tutto regolare. Discreta è qualcosa di più la partenza di Cerut, che a volte parte anche meglio. Zaiduma Ndure, Tyson Gay e così Cerut che è solo sesto o settimo. Tyson Gay 9,98. Sai che ha davvero fatto una impressione, al di là del tempo che è migliore a Safa Power, sì. Poi magari si perde per strada, però relativamente a questo quarto di finale. Non esce dai blocchi, non è uscito dai blocchi proprio, come in batteria non mi ha impressionato. I primi 30 metri stava forse dietro. Brutto Cerut. Vediamo i tempi. 9,90, sì, brutto. Molto meglio in mattinata. Tyson Gay contava meno. Comunque, un turno là. L'avevano passato tanto Emanuele Di Gregorio che Fabio Cerutti fuori tutte e due. Ora Tyson Gay 9,98. Viene in mente nel 91 l'ultimo italiano capace sui 100 metri di arrivare in semifinale, Tokyo, quando fu Ezio Madonia, il ligure, unico con la pelle chiara tra 16, tra 15, insieme ad altri 15. Ndure, tra americani, Ndure non carici. È andato, sei di Ndure non mi è dispiaciuto. Il corso. No, è stato molto bravo. Molto bravo. Sì. Tra l'altro sembrava che si risparmiasse anche molto, soprattutto negli ultimi 20 metri. Allora, solo i primi tre passano il turno. Guarda che bella Tyson Gay, spalle, americano, 9,98. Michael Frathers, americano, 10,09. Jaisuma Saidindure, il norvegese di origine africana. E poi fuori invece Andrew Hines, Barbados.